domanda, ma voi avete mai, siete mai andati a cercare fuori dall'organismo queste polveri, queste particelle che avete inserito nell'organismo? No. E allora come fate a sapere che escono? Ah, perché dove vuoi che vadano? No, io non voglio che vadano. Io ho visto dove vanno, rimangono lì, perché io le ho fotografate e ho fatto più di 1500 casi di patologie umane, dimostratemi il contrario. Andatele a cercare nella cacca, nella pipì, in tutto ciò che noi espelliamo. Non le trovate, perché non ci sono. Cosa facciamo? Noi siamo, purtroppo, siamo nelle mani di un'industria farmaceutica che bada ai quattrini. Non gliene frega niente della salute nostra. Noi siamo carne da quattrini. Questo non è vero. La terapia chelante. Allora, la terapia chelante è utile quando si vanno a trattare patologie in cui sono coinvolti degli atomi. Ottimo, per esempio, per portare via dei metalli pesanti, ma sotto forma di atomo o di piccola molecola. Sotto forma di particella sono perfettamente inutili. Perché? Allora, chelante, una parola greca che vuol dire pinzante, come le chele di un animale. Il chelante è una pinza chimica che va a pinzare l'atomo e poi questo chelante ha una farmacodinamica tale da venire espulso e si porta dietro l'atomo cattivo. Se invece questo chelante va a confrontarsi con una nanoparticella che di atomi ne contiene miliardi, non pinza niente, perché questa particella è troppo grossa ed è cristallina, non ha un tipo di reazione capace di interagire con la pinza chimica. Quindi non serve assolutamente a nulla. Se io ho un avvelenamento da metallo pesante, che sia sotto forma, poi diventa un atomo, diventa una molecola piccola, ottimo anche l'altro. Se la patologia è dovuta a nanoparticelle, non serve a niente, quindi ci vuole un bravo medico. Anche che sappia scegliere il chelante, perché non esiste il chelante universale. Mi hanno consigliato un talco zinco. Hanno fatto malissimo, il talco è quanto di peggio si possa fare. Hanno fatto malissimo. Il talco è, non ha importanza, il talco sono micro e nanoparticelle estremamente volatili e che vengono inalate, non vengono espulse dall'organismo e sono patogene. Esiste una malattia che appartiene alla categoria delle pneumoconiosi, si chiama, cioè sono malattie da polveri, che si chiama proprio talcosi ed è una malattia che è simile alla silicosi. E, oltretutto il talco ha una particolarità, ha come inquinante l'uranio, come inquinante comune l'uranio, quindi lei si ritrova a respirare delle nanopolveri cancerogene che in più hanno l'uranio dentro. Cerchi un'altra. Ma il borotalco che da sempre si usa? Il borotalco si usa da sempre perché le mamme sono folli e le nonne sono ancora più folli. Prendono questi bambini grandi così e li intalcano come se fossero dei pesci da friggere. Li stanno mettendo sul cammino del cancro. Li preparano fin da piccoli ad avere un cancro. Il talco non si deve usare. Non si deve usare. Guardi, ci sono delle patologie che sono classiche dei lavoratori della gomma. Perché? Perché se voi andate nelle fabbriche della gomma, vedete che in certe fabbriche ci sono delle specie di enormi materassi di gomma impilati uno sopra l'altro, che poi devono venire presi per essere lavorati ulteriormente. Per essere presi questi materassi devono scorrere uno sull'altro, perché se no si piantano e non scorrono più. Quindi tra un materasso e l'altro si mette il talco. Questi lavoratori sono continuamente sottoposti all'azione del talco. Si ammalano tutti di talcosi, non respirano più. Hanno i polmoni bloccati. È una malattia professionale riconosciuta dall'INAIL. E perché darlo? Cioè, perché dovete avvelenare i bambini? Ma che bisogno? Perché, oltretutto, allora, 1979-80, mia moglie e io facciamo una piccola ricerca sul talco. Prendiamo dei bambini intalcati, si fa il bagno, il bambino lo si asciuga,
credendo di fare chissà, lo si sporca, perché il talco è un minerale, una polvere, cioè lo puliamo e poi lo sporchiamo. Il bambino spesso è un po' cicciotto, è un po' rotondo e ha delle pieghe. Queste pieghe non sono asciugate perfettamente, sono un po' umide. Io torno dopo un giorno e vado ad aprire una piega del bambino e vado a raccogliere i residui del talco e lo guardo al microscopio, microscopio ottico. Che cosa scopro in quel talco? Che è ricoperto di muffa. Perché? Perché con l'umidità del corpo ha fatto la muffa. Quindi io ho ricoperto il mio bambino non soltanto di un minerale che è sporco, ma addirittura della muffa gli ho messa addosso. Siamo un po' ragionevoli. Poi qualcuno mi spiega cosa serve il talco sul bambino. Qualcuno me lo spieghi e io cercherò di capire. Qualcuno ci può spiegare come mai le autorità preposte ai controlli delle medicine non hanno mai detto questo che sta dicendo? Io glielo posso spiegare. Guarda, è soltanto questione di denaro e basta. Il business del farmaceutico è immenso. Ci sono delle ditte farmaceutiche che hanno un bilancio che è paragonabile a quello del Belgio. Quindi sono solo soldi. Scusi, volevo fare una domanda sul fotovoltaico. Se veramente... Sono polveri o no? No. E allora non lo so. No, volevo farla non sul fotovoltaico in sé, ma sugli elementi che compongono i pannelli solari. Sì, cioè, silicio. Esatto. Se questi pannelli sono realmente a impatto ambientale limitato, oppure se questa cosa in futuro, tra 20 anni, quando ci saranno tutti questi pannelli solari da rottamare, come... Allora, quando io costruisco il pannello inquino. Inquino perché uso queste polveri, quindi inquino quando lo produco. Per i 20 anni di uso del pannello non inquino per niente. L'inquinamento è zero. Quando lo devo rottamare, rinquino di nuovo. All'inizio e alla fine. Allora, se noi nel 1992, quando la Comunità Europea ci disse date il 7% dei vostri introiti a chi studia il solare, noi le avessimo dati 55 miliardi di euro, le avessimo dati agli scienziati veri, noi a quest'ora avremmo dei pannelli solari che inquinano zero, sia in produzione sia in rottamazione. Non lo abbiamo fatto, ci teniamo dei pannelli solari medievali, che oltretutto hanno una resa bassissima, perché una foglia verde di geranio è migliaia di volte più efficiente di un pannello fotovoltaico. Allora, concludo io. Questa sera ci ha dato una notizia eccezionale. Una sola? No, tutte sono stratosferiche, però ce n'è dato una eccezionale. Come liberarci della casta? Con le nanoparticelle nell'aria. Allora, se noi anziché un cucchiaino di nanoparticelle, un prendiamo, non caliamo il dosaggio. Un cucchiaio, prendiamo una pala di nanoparticelle e la buttiamo dentro al Senato e dentro alla Camera dei Deputati. Quanti tempo ci mettiamo per ammassarli tutti quanti? Non ce la faremo mai, perché i colpevoli siamo noi, perché siamo noi che abbiamo eletto quella gente. Quindi siamo noi da rottamare. Signori e signori, dopo questa vera e propria maratona dal nostro maratone del dottor Montanari, vi ringraziamo per la vostra partecipazione. Mi raccomando, nelle prossime settimane l'associazione è probabile che cercherà di organizzare altre serate informative per la centrale di stoccaggio del gas e, se possibile, anche per qualche altro problema che strada facendo ci verrà davanti. Di là trovate un piccolo buffet dove possiamo rifocillarci data la fatica fatta per tutto il pomeriggio, anche un bel caffè. E ringraziamo tutti quanti, c'è anche un modulo per l'adesione del comitato anti centrale di stoccaggio del gas. Grazie ancora a tutti quanti.